Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea Incremantuno ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scuro. Come dissi nello scorso episodio, oggi non avrei continuato la quest di Zacian e Zamazenta, ma avrei fatto un episodio extra un po' particolare. Ci sono diverse cose da fare una volta che si è completato il gioco, come prendere ad esempio alcune card rare della Lega Pokémon. Ad esempio, oggi andremo a prendere quella di Rose, quella di Ballino, e anche quella rara di Dandel e anche la rara di Mary. E quindi direi di cominciare con quella di Rose. Quella di Rose te la dà Olive. Olive si trova nella miniera di Galar, però non so in quale punto. Il gioco dice che bisogna trovarla per poi appunto farsi dare la card. Eccola! Ah, il campione! Non mi aspettavo di incontrarti qui in miniera. Io sto facendo dei lavori socialmente utili al posto del presidente Rose. Il presidente Rose in passato ha prestato la sua opera anche in miniera. Poter fare lo stesso mi riempie di gioia. Sì, ne sono così felice da volerti regalare una sua card Lega Pokémon. Non preoccuparti, puoi tenerla. Tanto io ho ben 100 card del Lega Pokémon del Presidente Rose, tutte autografate! Wow! Lei è una fan sfegatata del Presidente Rose, immagino. Ti ringrazio per aver fermato Eternatus, campione. So che anche il Presidente Rose te ne è grato, ne sono sicura. Sai, lui voleva soltanto assicurare un futuro migliore alla regione di Galar. Tutto qui? Questo è il massimo? What? Andiamo a vedere allora la sua card. Eccola qua. Ah. Insomma, interessante. A questo punto voliamo a Steamington per prendere la card della Lega Pokémon di Ballino. Io lo chiamo Ballino perché mi viene più naturale, anche perché bollino, insomma, è una parola proprio bollino, quindi mi suona un po' male. Comunque sia, ripeto, solo dopo la Lega Pokémon e l'unico Ballino che ti dà la card è questo qui. Oh, campione, rieccoti finalmente! Che cosa volevo da te? Vederti! Se faccio amicizia con il campione potrei ottenere un riconoscimento ufficiale. Dicevamo? Come hai fatto a ottenere il titolo? Grazie al mio tifo, ovviamente! Non dimenticarlo mai! Anzi, per aiutarti a ricordartelo ti faccio un regalo. Come farei a sfuggire a tutti i collezionisti invidiosi? Dovrai ingegnarti. Ha qualche grinza, dici? È perché tutti la vogliono, sembra comunissima, ma è più unica che rara, garantito alla bacca Lemon. Cosa? Che significa? A questo punto andiamo a Latermore per una cosa molto più sobria. Eccolo qui. Bisogna parlare con il proprietario dello stand a destra, quindi questo. Oh, sei tu! Ho sentito che sei diventato campione. Tieni, non è nulla di speciale, giusto un pensiero per festeggiare questo tuo traguardo. Hai ottenuto un Uchi-Ball. So che si può ottenere solo questa, però non so se si possono trovare anche altri Uchi-Ball oltre questa. Se andiamo invece a Galwick alla Rose Tower e parliamo con questa signorina qui, con tipo 0, Rom Electro, on, e la bolletta si dimezza. Ah no, che dico? Prima bisognerebbe far evolvere tipo 0. Ah, ma tu sei Link, il campione! Ancora complimenti per la bellissima vittoria. Per celebrare questo evento voglio affidarti questo Pokémon raro, tipo 0. Pokémon multigene. È stato creato sul modello di un Pokémon mitologico. È stato necessario dotarlo di una maschera per tenere a freno la sua potenza. In linea con quello che ci è stato detto su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. E inviamo le box. E ora, insieme a queste ROM. Un mucchio di ROM, sì, tutte quante le sue ROM. Perfetto, e questa è fatta. Poi bisogna vincere tante lotte nella torre Pokémon fino ad arrivare al livello Pokéball. Dal livello principiante al livello Pokéball per ricevere una carta rara della Lega Pokémon di Dandel. Questa è quella che ha composto Toby Fox.
Occorrono un totale di 5 vittorie per incontrare poi alla sesta Dandel. Una volta vinta anche questa lotta, saliremo al grado Pokéball e, se saliremo al grado Pokéball, riceveremo la sua card rara della Lega Pokémon. Link, sapevo che ce l'avresti fatta ad arrivare fin quassù. Non sono più il campione, ma non significa che mi farò battere facilmente. Sei pronto? Gli faccio un 3-0, non ci posso credere, no. No. Un 2-0, doppio KO. Mamma mia come l'ho battuto facile. Non ci posso credere, tutta quanta con tappo. Complimenti campione. Lottare con te è un'esperienza unica al mondo. Come ricompensa per la tua vittoria potrai salire di grado alla torre lotta. Grazie Dandel. Sei incredibile Link. Ero sicuro che superare il primo gradino della torre lotta sarebbe stato un gioco da ragazzi per te e per i tuoi Pokémon. Ma non pensare che sia finita qui. Ti aspettano molte altre sfide qui alla torre lotta. Ti sei guadagnato una delle mie card rare per la tua collezione. Grazie Dandel, la vedrò subito, appena ho la possibilità. Quindi che mi dai come ricompensa per il grado 4 e raggiunto la classe Pokéball? Due caramelle... certo. Prima una, adesso due. Ah, tappo d'argento. Weila, ragazzi, menta quieta. Vabbè, sì, insomma. Ora puoi scegliere la musica di sottofondo per la torre lotta. Che bello. Però quella di Tabby Fox non è niente male. Vediamo la card rara di Dandel. Perché la prima è questa. La seconda è questa. Beh. Molto molto bene. Ora vogliamo a Surchester perché voglio farvi vedere come prendere Ova Amuleto. Andiamo all'hotel. Qui c'è la Game Freak praticamente. Questo è il Game Director Omori. Se veniamo da lui una volta finito il gioco ci darà... Cattura amuleto, che sarà per noi più facile catturare i Pokémon. Se ci torniamo una volta che abbiamo completato il Pokédex, ovviamente ci darà Chroma amuleto. Mentre questo qui dovrebbe essere il signor Morimoto. Oh, sei il nuovo campione? Incredibile, complimenti! Io sono Morimoto. Stavo giusto aspettando un allenatore del tuo livello. Se vuoi mettere alla prova la tua forza, lotta con me. Fantastico, preparati ad affrontare Morimoto. Ti travolgerò come un maremoto. Che ridere. Battiamolo per ricevere Ova Amuleto. Però ci sai fare, tanto di cappello. Ti sei meritato un regalo. Tieni, per festeggiare la tua vittoria. Ova Amuleto, che cosa fa l'Ova Amuleto? Misterioso amuleto di forma sferica che aumenta la probabilità di trovare un uovo nell'ostello Pokémon. Torna presto a lottare con me. No. A questo punto manca solo da andare a Spikeville per lottare un'ultima volta contro Mary e poi ricevere così la sua card rara della Lega Pokémon. Bene, a questo punto sfidiamo Mary, però Mary comparirà solo se avete prima completato il post game, ovvero solo se avete catturato Zacian o Zamazenta a seconda della versione di gioco che avete. Quindi parliamo con Mary. Link, com'è la vita da campione? Ti sei un tantinello calato nella parte o sbaglio? Io come vedi sono diventata una capo palestra coi controfiocchi. Voglio mostrare a tutti che non c'è bisogno di ricorrere al Dynamax per divertirsi nelle lotte. Basta inventarsi le strategie giuste. Allora campione, ti va un incontro amichevole? Certo. Bene, però non fraintendermi. Non mi stai facendo un favore, sono io che lo faccio a te. Quindi affrontiamola in una lotta. Ora lei è la capopalestra di Spikeville. E battendola riceveremo una carta, una card della Lega Pokémon rara.
di Mary. Quindi non è tanto forte a quanto pare, quindi doppio calcio. Ah, però io a dire il vero avrei ben da scelta su Tappo, che praticamente lo rende una macchina da guerra. Ecco, con doppio calcio ho shottato Leopard. E doppio calcio anche a Scrafty e concludiamola così allora. Beh, il brutto colpo a quanto pare ha aiutato. Finisce così allora. E va bene, ho perso. Però mi sono segnato le tue tattiche e me le studierò per bene. A questo punto è fatta, ragazzi. Non ti smentisci mai, Link. Sei proprio un gran campione. Ok, tieni. Voglio darti qualcosa di speciale. Non perderla o mi arrabbio, capito? Di Mary, perfetto. Ora, a questo punto, quello che dovrei fare io sarebbe conquistare la torre lotta. Arrivare al livello Master Ball. Però lo voglio fare? Non lo so. Lo farei comunque sia offline e poi magari se succede qualcosa di bello metterlo in video, ma non penso. Io spero che il video vi sia... E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!